importante creare consapevolezza di quello che è il dato, il valore del dato, dell'economia del dato che è sempre più fiorente. Per intenderci, parliamo di un settore che secondo l'European Data Market Study equivale e muove a 300 miliardi di euro nel 2016 in Europa, con un trend che aumenterà fino ad arrivare a 739 miliardi di euro nel 2020. Questo vuol dire in 4 anni un aumento di circa il 146%. Questo vuol dire l'importanza anche dal punto di vista economico, imprenditoriale, di quello che è il dato digitale, che è un dato personale, univoco, e con cui le imprese stanno facendo nuovi modelli di business e con cui stanno fiorendo sempre di più delle opportunità molto importanti anche nel nostro paese. È indubbio che lo sviluppo tecnologico permette di avere maggior benessere sociale, maggior benessere economico e sta creando anche una transizione tra lavori e tipologie di lavori. Il settore dell'economia digitale, ma soprattutto dell'economia del dato, è un settore in fortissima espansione. Si pensi che si parla di circa 6,6 milioni di addetti in Europa, con un trend sempre in aumento che porterà circa 10 milioni di addetti nel 2020. Questo fa capire anche quanto è importante dal punto di vista occupazionale un settore del genere, che ha un trend superiore a qualsiasi altro settore occupazionale lavorativo. Però è importante che tutto questo benessere non vada a confluire solo nei grandi operatori che poi tengono il profitto e non danno indietro niente ai cittadini, ma visto e considerato che si parla di dati di consumo, di trend, di abitudini di noi consumatori, anche al cittadino torni indietro qualcosa, perché si crei sempre di più una maggior diffusione di benessere e questo non rimanga solo legato a un profitto economico di grandi aziende.